Adesso voglio andare ad Antananarivo, dalla nostra Michela Marchetto, cooperante della ONG di Reggio Emilia a Reggio Terzo Mondo. E tra l'altro per le immagini che vedremo tra poco dobbiamo ringraziare Telereggio, immagini tratte da un documento dal titolo I volti della solidarietà. Allora, Michela, la tua esperienza del silenzio di Dio ha a che fare con la scelta di lasciare un lavoro sicuro per fare la volontaria. Sì, è legato a un'esperienza recente, perché io sono qui poi da agosto del 2009 e ho lasciato il lavoro in Italia per venire qui, lavorare qui, perché di fatto lavorare per un ONG significa lavorare nella realtà che troviamo qui, che incontriamo qui tutti i giorni. E quindi è stato nel silenzio di Dio che tu sei stata libera di scegliere, lasciando definitivamente un lavoro, non mettendoti in aspettativa, quindi una scelta proprio radicale. Penso di sì, in questo senso sì, credo che il Signore faccia silenzio quando ti lascia scegliere. Il Signore fa silenzio quando ti permette di scegliere liberamente. Credo che che la mia scelta sia dentro al silenzio di Dio, perché sta dentro un cammino che mi ha portato fino a qui, un cammino lungo, non certo di un giorno o due, ma di diverso tempo, di tanto tempo che mi ha portato qui attraverso il silenzio di Dio che ti lascia spazio, che ti lascia libero di andare. Michela, ogni 15 giorni tu vai nel carcere di Antanimena, Mena, in un... sì che sì. Sì, Sì. è Ecco, in capitale, Antananarivo, e si chiama Antanimena. un carcere per 800 persone, ma che invece ne ospita 3.000. E tu ogni 15 giorni Sì. vai lì dentro, tra questa gente che ti aspetta, e lì il silenzio di Dio che significato ha? Il silenzio di Dio passa attraverso i volti e gli occhi di questi uomini, perché il luogo in cui io mi reco è il carcere maschile, e si nasconde dietro questi volti. Il silenzio di Dio è quello che fa parlare gli uomini che incontro. E i loro volti, i loro visi, le loro vite, perché è una vita che è vissuta unicamente dentro questo luogo. È un luogo di incontro da parte di noi che veniamo da fuori per stare con loro, oltre a dare il cibo, si scambia qualche piccola parola in lingua, in malgascio, si cerca di creare un rapporto, di dire qualcosa, uno scambio alla pari, ecco. Ogni 15 giorni, ho iniziato da poco, ogni 15 giorni faccio questa esperienza. Che cosa è successo sabato scorso nel carcere di Antananarivo, Antanimena, ecco, Antanimena. Che cosa è successo di così straordinario che deve far riflettere, Michela? Vorrei fare una piccola premessa. Normalmente nelle carceri di questo paese, come credo in tutte le carceri del sud del mondo, non avviene distribuzione di alimenti, di alimentazione. I carcerati non ricevono dallo Stato aiuti alimentari o il cibo. E sono le famiglie che se ne occupano, le loro famiglie. E in questo caso, nel carcere di Antanimena, di Antananarivo, distribuzione avviene a quelle carcerati tra i più poveri che non hanno famiglie o famiglie molto lontane che non possono raggiungerli e non possono aiutarli in nessun modo. Per cui si dà un aiuto alimentare supplementare, diciamo, piccolo, ogni 15 giorni si distribuisce del riso e dei fagioli normalmente, ogni 15 giorni, ogni sab di sabato. Questo sabato, siamo ormai alla vigilia di Pasqua, si è aggiunto a questo piccolo aiuto alimentare anche un pezzetto di carne, che per noi sarebbe un pezzo di carne se non per un pasto. E questo avvenimento mi ha fatto riflettere molto, perché pensavo che entrando nella settimana santa, noi ricchi, diciamo così, possiamo permetterci di mangiare carne o di digiunare, di mangiare carne. Quando vogliamo abbiamo le nostre tavole sempre ben bandite, ma soprattutto noi possiamo permetterci di digiunare proprio perché abbiamo sempre tutto. Mentre questi poveri
possono mangiare la carne quando noi digiuniamo, possono mangiare la carne quando è festa. E pensavo che questo è un Dio, il Dio che ho incontrato in carcere, che ho incontrato qui, è un Dio che ribalta un po' i miei schemi, i nostri schemi, lo schema di una persona che viene dall'Italia, che viene dall'Europa, che ha tutto, che ha tutto. Quindi mi ha fatto molto pensare questo piccolo pezzo di carne. I poveri si permettono quando tutti gli altri si permettono di fare il digiuno. E mi ha colpito molto, me lo porto con me in questa settimana santa come un momento, come una riflessione. La tua attività, il tuo impegno missionario come laica non è soltanto quello tra i detenuti, ma in quale altro ambito? Riprendo l'immagine del camminare con le proprie gambe che mi è piaciuta molto perché la nostra presenza qui è una presenza di lavoro, noi lavoriamo all'interno di un ufficio, di quello RTM, Regio Terzo Mondo, e lavoriamo qui a Antananarivo, siamo diversi espatriati, ma siamo anche distribuiti un po' in tutto il Madagascar, in varie zone dove abbiamo i progetti, dove si realizzano i progetti di cooperazione. Mi piace questa immagine, la riprendo perché la nostra presenza qui non deve essere una presenza che si impone o che impone un proprio modo, un proprio stile, ma deve essere una presenza che affianca e accompagna. Noi lavoriamo accanto a malgasci, a persone che sono qui da molto prima di noi e con le quali ci rapportiamo quotidianamente in ufficio. E loro questo paese, e loro questa terra, e loro questo lavoro, noi siamo qui semplicemente per accompagnarli, per fare da tramite, da ponte tra l'Italia e il Madagascar, e quindi anche per riuscire a insegnare, se così si può dire, ma non è un insegnare, dare loro degli strumenti perché possano un giorno proprio davvero camminare con le proprie gambe, perché questa è la loro terra, noi qui siamo, noi italiani qui siamo semplicemente degli ospiti, mi piace questa immagine dell'essere ospitati da questa terra che ci trattiene solo per qualche anno, per un breve periodo e dopo ci lascia andare perché appartiene a loro. Ecco, l'essere di passaggio, Michela, tu ci dicevi, noi siamo soltanto di passaggio, siamo qui per accompagnare, quindi finito il tuo tempo di volontariato, di cooperazione lì in Madagascar, tornerai in Italia, dove però tu hai lasciato un lavoro. Quindi che cosa Sì. Sì, succederà? Dovrai reinventarti. Ti spaventa questo? credo che ognuno di noi qui sappia di venire qui vivendo, spendendo un pezzo più o meno lungo della propria vita, breve in genere, rispetto a una vita, spendendo questo tempo per il Madagascar, sapendo che poi tornerà in Italia e rivivrà, continuerà a vivere la sua vita in Italia pensando. Ripensandosi, la vita cambia, la scelta di venire qui ti cambia la vita. Penso che l'essere qui ti permetta anche di vivere in Italia con uno stile, una modalità forse più attenta, più sobria, più attenta al creato, alle persone, agli ultimi. Ognuno di noi sceglie come e dove tornare in Italia. Molti hanno continuato nel mondo della cooperazione, altri hanno continuato a vivere, continuano credo a vivere una vita normale, ritornando a fare un lavoro normale. Normalmente i volontari rimangono almeno 2 anni, dai 2 anni in poi, 2 o 3 anni, è certamente un'esperienza che cambia la vita, ecco, credo lo sia, io devo ancora tornare in Italia da quando sono arrivata. Che Pasqua è quest'anno? Come la celebrerai? Dove la celebrerai? Molto normalmente a casa io vivo in una comunità insieme ad altri italiani, altri 5 volontari e lo trascorreremo qui a Antananarivo insieme alle suore della missione di Reggio Emilia. Qui ci sono anche suore italiane, le suore malgasce che vivono accanto a noi e con le quali condividiamo questa esperienza missionaria. E quindi sarà una Pasqua in famiglia, nella famiglia che ho ritrovato, ho trovato qui in Madagascar, molto semplice.